Il mondo vive come se Dio non esistesse, è un mondo che dorme e voi svegliatelo. Il mondo brancola alla ricerca di una notizia che riscaldi il cuore e parli di speranza e voi annunciate la buona notizia del Vangelo. Questo ha detto il Papa ai religiosi di tutto il mondo nella lettera inviata loro per l'inizio dell'anno speciale dedicato alla vita consacrata. Pensieri ribaditi nel videomessaggio inviato in novembre per la stessa occasione. Uscite dal vostro nido verso le periferie dell'uomo e della donna d'oggi. Per questo lasciatevi incontrare da Cristo. L'incontro con Lui vi spingerà all'incontro con gli altri e vi porterà verso i più bisognosi, i più poveri. Giungete alle periferie che attendono la luce del Vangelo. Abitate le frontiere. Queste riflessioni hanno in certo modo preparato l'incontro del prossimo 2 febbraio, quando la Basilica di San Pietro tornerà a riempirsi di sacerdoti, suore e novizi per la messa solenne con il Papa nel giorno della presentazione di Gesù al Tempio e giorno di festa della vita consacrata. Consacrati che Francesco ricorda il cardinale João Brás de Avis, prefetto del Dicastero dei Religiosi, vuole sì poveri, casti e obbedienti, ma più ancora capaci di profezia in un mondo spesso sordo. Questa cosa ci ha proprio dato forza interiore, perché dice qui c'è qualcosa di proprio. Cos'è la profezia? E lui dice esplicitamente, è l'annuncio dei valori che sono del Regno dei Cieli, non altra cosa. Cioè tutto quello che lui ha annunciato come valori del Regno, noi dobbiamo trasportare dall'eternità in terra, nel tempo, nella storia. Non è un compito facile, perché rimaniamo con il cuore, con tutto quello che è l'umanità, e dobbiamo essere così. Però vivere con quei valori lì, che sono i valori autentici della vita umana e cristiana e divina anche. Da questa missione deriva l'imperativo del Papa nei riguardi delle religiose e dei religiosi del XXI secolo. Mi aspetto che svegliate il mondo, siate coraggiosi, persone di comunione. Questo chiede Francesco, il Papa religioso fra i religiosi, a chi fa parte dell'universo dei carismi. E soprattutto dice siate persone gioiose. E il cardinale de Avis rincara, basta consacrati con i musi lunghi. Allora, la domanda forse fondamentale che viene, Dio realizza veramente i religiosi? Li fa felici o non li fa felici? Com'è questa felicità? Con questa faccia? O noi possiamo avere come risultato del nostro seguire il Signore una faccia allegra, forte, perché questa gioia interiore. E questo per noi è qualcosa che dobbiamo riscoprire fortemente. Io sto vedendo molti religiosi con una faccia nuova, sorridenti.